19 febbraio 2007. È questa la data in cui finalmente io sono riuscito a far partire il conto energia che ha consentito all'Italia di entrare nella stagione del fotovoltaico e quindi dell'energia elettrica prodotta dal sole. Erano esattamente dal 2007 ad oggi 12 anni fa. Ebbene, in 12 anni, nonostante i governi filo nucleare di Berlusconi e filo trivelle di Renzi e Gentiloni, l'Italia è oggi un paese che ha superato alla fine del 2018 i 20 gigawatt di produzione di energia elettrica dall'energia solare, quella fotovoltaica in questo caso in particolare, quindi come se avessimo installato 20 centrali nucleari. Ma invece di installare le centrali nucleari abbiamo installato energia solare. Siamo riusciti a far risparmiare una quantità enorme di CO2, quindi significa abbiamo ridotto l'emissione in atmosfera di anidride carbonica, abbiamo aiutato la battaglia per evitare che il cambiamento climatico sia catastrofico, abbiamo superato gli 800.000 impianti, eppure nel 2007 mi dicevano che era impossibile che l'Italia diventasse un paese che usava l'energia solare. Il Ministero dello Sviluppo Economico, allora guidato da Bersani, era sostanzialmente ostile, frenava questo conto energia, tant'è vero che io volevo mettere un target più alto come obiettivo, loro vollero un obiettivo basso. Per fortuna, la risposta degli italiani e di centinaia di migliaia di persone è stata quella di mettere comunque gli impianti solari, ovviamente utilizzando all'inizio un incentivo che era importante. Poi purtroppo, quando è dimezzato il costo dei pannelli solari, i governi successivi non hanno abbassato il livello dell'incentivo, perché se avessero fatto il loro dovere, noi oggi in Italia non avremmo 20 gigawatt, ma avremmo forse 40 gigawatt installati, pagati con lo stesso incentivo statale, perché ovviamente non avendo curato più quel settore, avendo poi cercato di penalizzarlo, non hanno fatto sviluppare quanto si poteva ipotizzare a quel punto, visto il grande entusiasmo con cui tanti piccoli operatori, poi anche quelli più grandi, hanno investito sulle rinnovabili e sul fotovoltaico. Però oggi siamo al 12° compleanno dell'avvio della stagione dell'energia solare nel nostro paese. Finalmente le persone mettono impianti solari anche senza avere più incentivi, perché il solare oggi è conveniente, ma occorre una strategia di sburocratizzazione, bisogna facilitare e rendere più rapida non solo l'installazione, che è facile, ma il riconoscimento da parte del GSE dell'allacciamento alla rete. Bisogna rendere facile l'autoconsumo, l'autoproduzione. Bisogna fare in modo che l'Italia applichi subito le nuove direttive europee che hanno introdotto la figura del prosumer. Io già ne parlavo allora perché grazie a un mio consigliere prestigioso al Ministero, che era Jeremy Rifkin, che ha inventato la parola prosumer, produttore e consumatore di energia, noi già 12 anni fa ipotizzavamo che bisognava sostenere la produzione diffusa di energia rinnovabile, non le mega centrali. Poi ci sono stati degli errori perché, ovviamente non fatti da me, che non ero più il ministro competente, perché sono stati consentiti a volte alcuni impianti in aree agricole dove io le avrei vietati nettamente, dove era consigliato di vietarli, ma le regioni non sono state capaci. Ma si parla di piccole eccezioni, perché il grosso è una produzione di energia rinnovabile realizzata da privati cittadini e da aziende anche, quelli che hanno coperto superfici industriali, le persone che sono riuscite a riconvertire una serie di attività, anche legate per esempio ad alcune aziende agricole che sono riuscite a recuperare anche un guadagno diventando aziende che producono energia pulita. Quindi il giudizio a 12 anni è un giudizio positivo su un'Italia che in un settore di cui era fanalino di coda in Europa e nel mondo è diventata ad oggi ancora il paese che fa la quantità, la percentuale più alta di energia elettrica prodotta da fonte solare. Dobbiamo riprendere questa strategia ed è la sfida che ho lanciato all'attuale governo, che ovviamente nei programmi, in particolare di quello dei 5 Stelle, ma anche nel cosiddetto contratto di governo, ha detto che sposa la linea delle rinnovabili, che punta sulle rinnovabili.
Ora, per fare questo occorre che al più presto si recepisca la direttiva europea sull'energia, che si consenta la liberalizzazione vera di questo settore, perché ognuno deve potersi produrre l'energia, deve poterla conservare, si chiama storage in inglese, significa avere delle batterie e quindi la possibilità di conservarsi l'energia prodotta dal sole anche quando di notte non c'è il sole, e bisogna quindi ancora dare fiducia alla capacità degli italiani di investire sul solare e delle nostre università, enti di ricerca, di sviluppare le migliori tecnologie. Sono italiani quelli che nel mondo stanno costruendo e aiutando paesi, anche paesi petroliferi. Basti pensare che gli Emirati Arabi puntano a diventare liberi dal petrolio entro il 2070. Certo, una cifra lontana, bisogna essere molto prima liberi dal petrolio, ma se perfino i paesi petroliferi hanno capito che non devono aspettare l'ultima goccia di petrolio che sta sottoterra, ma devono accelerare perché devono smettere anche loro di consumare il petrolio, perché sennò facciamo collassare il pianeta, significa che a maggior ragione l'Italia deve darsi l'obiettivo al 2030 di diventare paese 100% rinnovabili. Questa è la mia speranza e il mio augurio per questo 12° compleanno del conto energia del febbraio 2007 e dell'avvio dell'energia fotovoltaica solare in Italia.